Nel mese di ottobre è sempre prevista la giornata mondiale della vista, che si celebra abitualmente l'8 ottobre. Vibo Valencia l'abbiamo spostata di qualche giorno per motivi strettamente organizzativi, ma siamo pronti e insieme alla Luigi, che è parte essenziale a livello organizzativo, la celebriamo anche noi. Ricordiamo che la giornata mondiale della vista è promossa dall'Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità, IAPB Italia Onlus, e si celebra appunto per focalizzare su un nuovo modo di concepire la cura, che ha come pilastri insostituibili la prevenzione e la riabilitazione. Sono con noi il direttore sanitario aziendale dell'azienda sanitaria provinciale di Vibo Valencia, il dottor Matteo Galletta, e l'oculista della stessa azienda sanitaria, il dottor Gabriele Fera. Inizierei proprio dal dottor Fera per chiedergli cosa deve fare una persona con una urgenza oculistica. Allora, il CUP accetta le cosiddette urgenze, ovvero sia le visite che devono essere espletate entro le 72 ore, trovando il primo posto disponibile. Dopodiché a Tropea, quando sono presente io, accetto anche i pronto soccorsi oculistici inviati direttamente dal pronto soccorso e li visito lì presso i poliambulatori di Tropea, facilitando notevolmente gli utenti che altrimenti dovrebbero prendere la macchina e farsi accompagnare al pronto soccorso di Vibo Valencia. Direttore Galletta, perché l'oculistica è diventata progressivamente una delle branche marginali del sistema sanitario nazionale? Io non credo che solo l'oculistica sia una disciplina marginale nel sistema sanitario nazionale. Purtroppo negli ultimi anni c'è stata una carenza importante dei nuovi specialisti, vuoi perché sono stati ridotti i posti delle scuole di specializzazione, vuoi perché molti medici sono andati in quiescenza, in pensione, quindi non sono stati sostituiti. Questo poi alla fine crea delle criticità, quindi delle disponibilità di medici, e quindi il numero delle visite che possono essere garantite o erogate sono inevitabilmente ridotte. Malgrado ciò c'è da sottolineare un particolare in positivo. L'Italia, per quanto riguarda la best practice mondiale della riabilitazione visiva, è all'avanguardia. C'è da dire che per quanto riguarda la disciplina oculistica è una disciplina che la maggior parte delle prestazioni vengono erogate in regime ambulatoriale, quindi le patologie più frequenti ambulatorialmente, e quindi qui ci viene in aiuto il sistema privato, accreditato o privato, che cerca di compensare questa carenza di prestazioni. Quindi questa possibilità di eseguire prestazioni ambulatoriali, che la maggior parte degli oculisti esegue, ci aiuta molto nel garantire la prestazione al paziente che ne ha bisogno. Se poi questo paziente ha delle problematiche importanti che necessitano di ricovero diurno, di ricovero a ciclo continuo, anche lì abbiamo tante possibilità di cura, e quindi riusciamo a garantire uno dei quattro tempi dell'assistenza, che è la riabilitazione, la prevenzione, la diagnosi e la terapia. Ecco, dicevamo, la giornata mondiale della vista punta soprattutto a sottolineare l'importanza della prevenzione. A questo proposito credo che è importante rivolgersi ai neonati. Quali sono gli esami essenziali da fare ai neonati? Quando un neonato nasce, chiaramente già in sala parto i ginecologi o chi per loro provvede a pulire gli occhi, perché chiaramente passando dal canale del parto potrebbe verificarsi un'infezione, che qualche volta accade, stafilococco, streptococco, via dicendo. Chiaramente la pulizia, instillare antibiotici e via dicendo è il primo passo da fare. Il secondo passo è quello, nella normalità dei casi, di fare un esame oftalmoscopico anche velocemente, pochi minuti, a qualsiasi neonato, prima per escludere le cataratte congenite che hanno bassa incidenza, secondo per screenare eventuali patologie
patologie retiniche, anche tumorali, perché esiste il retinoblastoma col quale bassissima incidenza, col quale non solo si rischia l'occhio, ma si rischia la vita. Indubbiamente, a parte c'è la ROP, o cosiddetta retinopatia del pretermine, che riguarda appunto i pretermini che stanno nella culla, quindi ad assorbire parecchio ossigeno che è tossico, non respirano aria, respirano alta quantità di ossigeno, è tossico, e questi vanno valutati nei mesi successivi alla nascita per evitare questa grossa retinopatia, che è una patologia molto grave perché porta anche a distacco retinico. Eppure la miopia sta crescendo tra i giovani, perché? Il lockdown ha acuito questa questione, perché oggigiorno tablet, smartphone, computer che devono essere usati anche a scuola, il ragazzo non se ne accorge ma sta anche 8 ore al computer, è una età prettamente evolutiva, quindi l'occhio viene stimolato maggiormente nella crescita, perché l'occhio miope è un occhio troppo lungo rispetto a quello che è la sua capacità di portare le immagini sulla retina. E si è visto durante il lockdown che è aumentata le miopie evolutive, sono aumentate almeno del 15%, se non vado errato. E chiaramente questo è stato dovuto anche al fatto che i miopi non sono stati controllati dagli oculisti, perché siamo rimasti 2 o 3 mesi fermi, e quindi una situazione che poteva essere controllata da una nuova prescrizione di occhiali non è stato fatto, quindi hanno avuto maggiore difficoltà visiva. Inoltre, davanti a questi strumenti digitali l'occhio non lo avvertiamo, ma l'occhio rimane aperto, cioè quello che è il normale flusso del film lacrimale, il normale risciacquo delle nostre lacrime, che dovete sapere che la prima lente, non si pensa, ma è la prima lente il film lacrimale, che permette un'adeguata arrivo dell'immagine nitida sulla retina. Se il film lacrimale non è pulito, non è nitido, l'immagine non arriva nitida. La palpebra serve proprio a ristabilire la normale struttura del film lacrimale. Deve avvenire parecchie volte al minuto. Davanti al computer, fateci caso, rimaniamo con gli occhi aperti anche 5, 6, 7 minuti. Basterebbe staccarsi un attimino dallo schermo per evitare questo. Quindi penso di aver detto. Le buone prassi sono fondamentali e il rapporto tra pubblico e privato deve essere un elemento essenziale. Come si può operare adeguatamente nell'ambito della prevenzione e della riabilitazione visiva anche nella nostra azienda sanitaria? Io credo che l'ASP sia assolutamente in grado di garantire delle campagne di prevenzione per individuare precocemente delle popolazioni a rischio di problemi oculistici e mettere in atto tutti quegli accorgimenti per fare diagnosi e trovare la terapia giusta. Perché lo screening non fa diagnosi, lo screening individua popolazioni a rischio e poi vengono fatti ulteriori accertamenti per fare diagnosi e impostare la terapia giusta per quel paziente giusto. Parlavamo prima con il presidente dell'associazione che l'ASP è disponibile a fare una collaborazione con l'Associazione Italiana Cieca e Ipovedenti per implementare queste campagne di prevenzione in tutti i presidi dell'ASP, a Sera San Bruno, a Tropea, a Vibo, all'ospedale di Vibo, ai poliambulatori di moderata durata, in modo da cercare di individuare il maggior numero possibile di pazienti a rischio e mettere in atto tutti gli strumenti per migliorare la qualità della vista e della vita di ogni paziente.
Grazie al direttore sanitario aziendale dell'azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia, dottor Matteo Galletta, grazie al dottor Gabriele Fera, oculista della stessa azienda sanitaria provinciale. Guarda che è importante, è lo slogan scelto per questa giornata mondiale della vista, una raccomandazione da tenere a mente tutto l'anno.